L'orchestra del Petruzzelli a scuola per un giorno. L'auditorium si è così trasformato per 2 ore nel palcoscenico di un teatro, vedendo protagonista l'esecuzione di un brano di Mozart ed uno del compositore inglese Elgar. Il teatro, quindi, che porta la sua musica ai ragazzi, andandogli incontro proprio attraverso la scuola. Viene da voi, un po' come se vi abbracciassi un po' tutti, vi porta la musica in casa, ecco. Pezzi belli, famosi, di modo tale che voi possiate ascoltarci e magari vi nasce il desiderio di chiedere ai vostri genitori di portarvi al Teatro Petruzzelli, che è bellissimo. Dove facciamo tante belle cose, insomma, non soltanto orchestra d'archi, ma c'è l'orchestra proprio al completo. E vi assicuro che è una bella emozione ascoltarla in un teatro così bello come Petruzzelli. Bello da vedere, ma anche bello da ascoltare, perché è una delle più belle acustiche in tutta Italia. E tra un brano e l'altro c'è anche qualche musicista che si racconta. Io ho cominciato a 6 anni in Albania, sono albanese. Diciamo che quando ero piccolo non volevo assolutamente studiare, ma voleva mio padre avere un figlio violinista. Ho studiato per 16 anni in Albania, facendo tutto, conservatorio, accademia, e poi per altri 2 anni in Italia, quando sono venuto nel dicembre del 92. Vivo in Italia da più di 21 anni. Ho fatto il primo violino in diversissime orchestre. Adesso sono a Bari da 8 anni che faccio le produzioni del Petruzzelli. Sono ospite come primo violino a Londra, alla Filarmonia di Londra. Vado in America, invitato da Gabriel Mazel. Insomma, un'attività continua. La mattina dell'8 aprile ha quindi visto un auditorium pieno di violini, viole, violoncelli e altri archi che lo hanno riempito con le note delle 2 serenate eseguite dall'orchestra di archi.